Sentiamo l'opinione dell'esperto, il criminologo Marco Dugato. Lei ha capito qualcosa di più? Cioè, qual è la differenza tra la notte e il giorno? Perché, per esempio, secondo lei, oggi un illustre, illuminato giurista come Michele Ainis scrive: aggiustate gli orologi, cambia l'ora legale. Quello introdotto ieri dalla Camera durerà per tutto l'anno, anziché per 7 mesi. E di notte si può sostanzialmente farsi giustizia e di giorno no. È così grande la differenza? Ci aiuta un po' a capire. Allora, innanzitutto premetto che sono abbastanza d'accordo con il suo ospite precedente. Mattia Feltri, che sì. Il problema fondamentale è che, come giustamente detto, la legge è proprio scritta male, nel senso che questa distinzione è stata introdotta, appunto come si dice, non si capisce se sia poi effettivamente una distinzione o no, e quindi il problema poi qui di tutto anche questo dibattito che si è venuto a creare, a sviluppare, e in realtà è un po' un dibattito sul niente, nel senso che... è un tipo di legge che al momento è, come diceva giustamente l'ospite precedente, molto ampia per quello che riguarda le possibilità. Il mio dubbio poi è quello che sia addirittura troppo ampia, nel senso che poi rischia di generare una serie di elementi di discrezionalità nella valutazione che difficilmente il singolo cittadino riesce ad avere. Cioè, quando noi capiamo c'è un inganno, e allora quando un inganno effettivamente può portare a... quando c'è una reale minaccia... sono concetti che rientrano poi nella soggettività, che specialmente in situazioni poi di paura e di stress come quelle di una persona che si sente in qualche maniera sotto minaccia, sotto attacco, sicuramente non vengono prese con razionalità, e il rischio è quello di poi creare incidenti o addirittura eccessivi eccessi di legittima difesa che poi in realtà verranno stabiliti ex post e non appunto a priori. Senta, ma insistendo ancora un po' su questa differenza tra il giorno e la notte, lo chiedo all'esperto di crimini, poi dopo magari vedremo che iter avrà la legge, se via via si chiariranno meglio le cose e anche le intenzioni di chi l'ha scritto quel testo. È evidente che le parole che ho letto e che ritrovate anche sullo stesso Buongiorno di Mattia Feltri, che abbiamo riproposto sulla città di radio3.blog.rai.it, a proposito, quello è il nostro blog, abbiamo già caricato una serie di contributi direi piuttosto utili per arricchire come ogni mattina del resto il dibattito in diretta. Ma se il testo dice si considera legittima difesa anche la reazione all'introduzione in luoghi come la casa e l'ufficio, evidentemente se si fa riferimento a luoghi di lavoro non si sta parlando della notte ma del giorno. Cioè, è così importante distinguere tra notte e giorno? Ma in realtà no, nel senso che se noi valutiamo la legittima difesa come una reazione poi all'incolumità, chiamiamola così, soprattutto fisica delle persone, a quel punto lì non c'è una o delle proprietà, non c'è in realtà una distinzione significativa dal punto di vista del giorno e della notte. Tenendo conto che poi anche moltissimi dei reati, chiamiamoli per esempio i furti in abitazione famosi, che sono uno dei dibattiti fondamentali, avvengono per la maggior parte poi di giorno in realtà, perché sono quando le abitazioni sono prevalentemente vuote. Quindi in realtà c'è anche un poco senso in questo tipo di distinzione, proprio per quello che è il fenomeno che la legge vuole andare a normare, cioè il fatto di autorizzare in qualche maniera o garantire una possibilità di autodifendersi rispetto a una minaccia. Una minaccia c'è indipendentemente dal fatto che ci sia il solo no, in qualche maniera. Quindi anche questa introduzione probabilmente era superfluo introdurla. Proporzionalità, Dugato. Velocemente anche gli altri punti che sono in realtà meno contestati del testo di legge approvato ieri dalla Camera. Il principio della proporzionalità esiste e viene mantenuto. In che cosa cambia? In quale direzione va secondo lei questo testo di legge? Ma da questa parte qui devo dire anche, mi sono guardato un po' anche le legislazioni presenti in altri paesi a livello europeo, siamo più o meno allineati, nel senso che c'è sempre questo elemento. Quello che io credo, che è un po' quello che dicevo prima, che anche questa dimensione della proporzionalità è assolutamente discrezionale, nel senso che è poi, come giustamente si diceva, viene valutata poi ex post dal giudice, ma è molto difficile dare la possibilità, in qualche maniera, di dare al cittadino poi la possibilità di prendere una decisione di questo genere e quindi fare un affidamento su quella che è la sua percezione di proporzionalità, che noi, come ben sappiamo anche dalle opinioni anche dei suoi ascoltatori, può cambiare moltissimo tra una persona e l'altra. Può cambiare moltissimo rispetto a quelle che sono le condizioni. Prima giustamente il suo ospite diceva tra il giorno e la notte c'è una maggiore potenzialità o capacità di distinguere le situazioni di rischio. È vero, ma è anche vero che siamo sempre in condizioni e situazioni di estremo stress e di estrema paura, e queste cose qui in realtà offuscano spesso la razionalità o la capacità di agire in modo razionale.
Anche parlando con forze dell'ordine, quindi persone che sono addestrate a fare questo, loro ti dicono sì, ma quando poi sei nel momento dell'azione, quando poi ti trovi effettivamente di fronte al rapinatore, la capacità di giudizio è assolutamente in qualche maniera offuscata, e le possibilità poi di eccedere da un lato o dall'altro, o appunto di rimanere bloccati rispetto a quelle che possono essere delle intenzioni, è assolutamente probabile. Quindi dal mio punto di vista è proprio l'impianto generale della legge che rischia di diventare poi in realtà un volano per un aumento della violenza, sia dal punto di vista degli autori di reato e non soltanto poi delle vittime che devono difendersi. Questa cosa qui in realtà si è vista, per esempio, chiarissimo caso mai conosciuto da tutti negli Stati Uniti, dove la liberalizzazione dell'uso delle armi, dell'uso di una legittima difesa in maniera molto estensiva, ha in realtà portato a un incremento dei reati e a un incremento della violenza dei reati stessi, oltre al rischio di incidenti domestici.